ti servono crediti per FIFA 19? Utilizzando il codice Joker puoi avere il 10% sui crediti extra e il 20% sui loot dollars. Trovate il link di Footloot in descrizione. Bene a tutti ragazzi, bene, ritornate alla vostra Joker. Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 19. Sono qua ragazzi, tornato finalmente con il Road to Glory. Ma oggi signori sono qua prontissimo per andare a giocare con un giocatore a me veramente molto speciale. Come chi mi segue da tantissimo tempo sa di cosa sto parlando. Già dal titolo penso che tanta gente sia emozionata per questa cosa. Tanta gente già sta sbocciando e sta tirando fuori i fuochi d'artificio prima di Capodanno. Signori, sto parlando di Rodrighino Rodrighetto. Quindi il grande ritorno di Rodrighino Rodrighetto torna sul canale e sono prontissimo per portarvi un bel Road to Glory. Ma non è un Road to Glory normalissimo, nel senso che in quest'anno l'andremo a giocare finché possiamo, ragazzi. Ci voglio provare, anche se non sarà facile per niente. Lo voglio giocare sulla Division Rivals. Non sarà facile, raga, perché è una competizione molto complicata. Non voglio fare una partita classica normale, quindi voglio provare. Poi se vediamo che comunque nel primo episodio o nei primi episodi comunque non è fattibile la cosa, me lo gioco prima un po' normale comunque con voi nelle partite singole. Poi mano a mano che la squadra si forma possiamo passare alla Division Rivals. Questa qua è una cosa che dobbiamo decidere insieme. Mi raccomando ragazzi, io vi invito a lasciare tantissimi like. Non ve ne do un numero ragazzi, ma vi chiedo di lasciare un like ad ogni singola persona che starà guardando questo video, perché veramente merita tantissimo il grande ritorno di Rodrighino Rodrighetto. Ci andremo a fare sempre le nostre due partite e vi spiego velocemente le regole. Allora, le regole sono velocissime ragazzi, per chi conosce già questa serie. Questa ragazzi praticamente è la squadra che mi sono andato a creare con un bel Rodrighino Rodrighetto della UEFA Champions League, e quindi attorno gli ho costruito una squadra di interi bronzini. Come faccio a potenziare la squadra? Bene, allora io ad ogni gol e ad ogni assist di Rodrighino andrò ad ottenere un potenziamento. Anche ad ogni vittoria, ad ogni rage quit e ad ogni long shot, quindi ogni tiro da distanza, guadagnerò un punto extra con Rodrighino Rodrighetto che posso utilizzare per qualsiasi giocatore della squadra, un upgrade. Per ogni frenzy shot, in questo caso io lo chiamo skill goal, come volete ragazzi, rovesciata, gol di tacco, gol di sforbiciata, andrò a acquistare due potenziamenti che posso utilizzare per tutta quanta la squadra casualmente. Ovviamente in caso di sconfitta andrò a togliere un potenziamento per quanto riguarda durante il gioco. Mano a mano insieme potremmo inserire altre cose, ma per adesso direi di rimanere così, sono troppi punti, quindi raga per adesso rimaniamo così. Attualmente non inserisco neanche ad ogni gol che subiamo, perché sennò raga, visto che stiamo giocando alla Division Rivals, sarà veramente complicato e subiremo tantissimi gol e tantissime sconfitte e non riusciremo mai a giocare. Ovviamente il nostro Rodrigo non può essere cambiato, quindi rimane per forza lui con la squadra. Possiamo cambiare tutto il resto, ma non Rodrigo. Come sono i metodi dei cambi? Praticamente da ogni punto, se io faccio solamente un gol con Rodrigo, mi conquisto un punto e quindi la vittoria, quindi due punti, posso mettere da bronzo normale a bronzo raro, argento normale, argento raro, oro normale, oro raro, in forma, tutte le carte speciali dopo l'informa, e poi c'è l'icon che è l'ultima carta che noi potremo andare ad utilizzare. Quindi questo qua ragazzi è il metodo, veniamo siamo moltissimi, mi raccomando un bel like, direi di iniziare subitissimo, speriamo ci trova l'avversario, ma penso di sì, la Division Rivals ragazzi ce lo dovrebbe trovare assolutamente. Purtroppo andrò a giocare con un 168 con 2,5 stelle questa squadra, madonna mia, io penso che prenderemo tanti di quei schiaffi e tanti di quelle botte che non lo so, ma spero più che altro di trovare almeno l'avversario. L'avversario l'abbiamo trovato. Sono pronto a vedere la squadra del mio avversario, ragazzi. Siamo prontissimi per andare a subire tanti di quei gol che voi neanche immaginate. Perché se io riesco a segnare con Rodrighino Rodrighetto e posso fare solamente con lui, ragazzi, questi gol, mamma mia. Abbiamo lo stesso modo del 4-4-1-1. Ho voluto mettere quello là appunto per accentuare ancora di più per quanto riguarda Rodrighino Rodrighetto là davanti. Madonna raga, io penso che chi mi sta guardando giocare la Division Rivals con questa squadra che io attualmente ho mi dicono questo è veramente matto. Ebbene sì raga, sono malato perché io ho Rodrighino Rodrighetto e sono prontissimo per andarvi a spaccare le chiappe. Ok, buono. E buona, eccola qua. Eccolo qua subito, ci prova ragazzi Rodrighino. Proviamo subito a segnare. Attenzione che qua purtroppo l'abbiamo preso raga. Qui purtroppo l'abbiamo preso. Gol dell'avversario, 1-0. Mamma mia, raga. Mamma mia, Rodrighino, Rodrighetto, ragazzi, tira un missile da fuori aria. Arriva il secondo gol. Mamma mia, raga, mi sa che ho fatto la scelta peggiore da giocare al Division Rivals. È troppo difficile. Secondo me dobbiamo fare come ho detto io all'inizio, dobbiamo affrontarlo appena la squadra sta iniziando a prendere un pochettino forma, perché sennò così ne prendiamo tanti di gol, raga, ma proprio tanti. Buono Rodrigo, dai così.
Dai, così che abbiamo fatto una bella cosa, raga. Probabilmente ci potrebbe stare l'assist. E se ci sta l'assist di Rodrigo, ragazzi, è un potenziamento. Dobbiamo pensare anche a questo, raga, eh. Dobbiamo pensare anche a questo. Quindi pure se perdiamo, però riusciamo a fare bei gol e parecchi gol o assist, comunque sono punti. Attenzione al calcio d'angolo per l'avversario, raga. Speriamo che non si trasforma in qualcosa di pericoloso. Io me lo sento, raga. Me lo sentivo troppo, anche perché c'ho giocatori che non si muovono. Cazzo di gol che mi ha fatto, raga. Questo è bravo pure a battere le punizioni. Mortacci soia. Vai Rodrigo. Vai Rodrigo. No, prendi il palo. Prendi il palo. Ma che cazzo mi stai a dire? Dai Rodrigo. E non altro palo, raga. Non ci credo. Non ci credo. Questa è da palo challenge. Tate la madosca, oh. Calcio di rigore. Calcio di rigore, raga. Calcio di rigore. Se mi fa, se riesco a fare il gol con Rodrigo, ragazzi, è un potenziamento. Perché anche se c'è la sconfitta, leviamo il punto. Se probabilmente ci sta l'assist, non lo so. Vai, buono. Segniamo con Rodrigo, ragazzi. Quindi questo qua è un punto extra sicuro. Se tante volte ci sta, ragazzi, per quanto riguarda l'assist, sono due punti extra. Però con la sconfitta, quindi è solamente uno. Quindi anche se abbiamo perso, raga, è comunque un punto extra che a noi ci può servire. Speriamo, incrociamo dita che ci sta l'assist. Ok, assist di Rodrigo, ragazzi. E il gol, quindi sono due punti extra. Uno lo leviamo per quanto riguarda la sconfitta. E ci siamo portati a casa un bel punto potenziamento. Andiamo a scegliere uno a caso da dover andare a cambiare. Raga, lo so, all'inizio secondo me ci saranno parecchie sconfitte. Per il Division Rivals non è buona come cosa. Però vediamo un attimino. Quindi se voi pure mi dite, guarda, giocare è meglio che all'inizio di giochi di partite normali e poi di fare la Division Rivals, cambiamo prossimamente. Però intanto rimaniamo così. Ok, raga, ho effettuato il primo cambio. Quindi da un bronzo non raro sono andato a inserire un bronzo raro. Quindi questi qua sono i mezzi di potenziamento. Andiamo a giocare la seconda partita e speriamo di fare sia assist e gol, ma di portarci a casa anche la vittoria, cosa veramente molto impossibile. Ok ragazzi, troviamo il nostro avversario e la fascia del Kaiser è un 170 e che cosa? Questo c'ha, è tipo se sto giocando a Division Rivals. Vabbè dai, a posto, vediamo un attimino. 70 volte credo che almeno la potenza dell'avversario, spero non sia come uno della Division Rivals, perché sennò ragazzuoli è inutile, perché qua veramente non riusciremo a fare neanche un punto, ma neanche se sentimo male. Partiamo subito, diamo noi il calcio d'inizio. Questo secondo me si è messa a vedere la mia squadra e per me si è messa a ride. Ha detto questo è tutto matto. Ebbene sì, sono un pazzo, raga, perché dobbiamo cercare di fare i punti. Che dobbiamo fare? Mannaggia Rodrigo che non si fa vedere. Calcio d'angolo, vediamo se tante volte c'è l'assist almeno. Neanche quello, non c'è neanche quello. Vai Rodrigo. E la madò che fallo, dai. Cioè questo è rosso. E infatti raga, questo deve essere rosso per forza. E dai, vai Rodrigo, vai a dare una capocciata in defesa, Rodrigo. Vai a spaccare la faccia. Dai raga, se c'è rage quit, se c'è rage quit c'è il punto. Buono raga, ci prendiamo il punto. Buono buono così. Va benissimo raga, perché ti ho detto se c'è rage quit ovviamente c'è il punto per noi. Quindi ci prendiamo un upgrade. Vediamo un attimino chi possiamo farlo, a chi possiamo farlo. E poi a sto punto ci andiamo a giocare un'altra partita. Ok, con questo punto abbiamo fatto un upgrade per quanto riguarda il portiere. Ragazzi, mi vado a fare un'altra partita, visto che quell'altra è durata praticamente 30 secondi, se può dire. Bellissima squadra. Signori, allora, se tante volte riesco a far esecutare anche questo, proprio, cioè, champagne, champagne, ve l'ho detto. Perché comunque giocare nelle partite dove non c'è tanta competizione potrebbe essere abbastanza semplice. Però comunque, visto che troviamo squadre veramente molto forti, come state vedendo da questa squadra, facciamo comunque attenzione. Cerchiamo di portarci a casa più punti possibili. Però appena riesco a potenziare un minimo la squadra, ci andiamo a giocare tutte le partite sul Division Rivals. Perché raga, è tanta roba. Buonissimo, vai Blanco. Vai Blanco. Vai Rodrighino. Rodrigo! Mamma mia raga, ci ho provato. Ci ho provato e sempre me l'hanno deviata. Ma guardate che palle. Ma magari, raga, magari entrava e facevo pure l'assist. Dai che facciamo l'assist, raga. Vai che facciamo l'assist. E dai, cavolo. E dai, cavolo, raga. Finalmente ci sblocchiamo sta cavolo di partita. Ci sblocchiamo in generale. L'assist da parte di Rodrigo e Rodrighetto. No, no, no. No, guarda che gol che abbiamo preso. Uno pari, signori, al 41esimo.
Dai, andiamo dal centro. Come viene, viene? Ma che era gol? Il salto dello struzzo. E guarda, c'è pure io. E manca a farla apposta, raga, il rimpallo verso De Luio. Dai, che buona. Vai Rodrigo. Vai Rodrigo. Vai Rodrigo. Dai, raga. Altro punto per noi extra. Un assist e un gol di Rodrighino Rodrighetto. Quindi sono due punti per noi. Se tante volte ci sta la vittoria, ragazzi, sono tre punti. Però non demordiamo, perché qua è un attimino a prenderla nelle narici. No, 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 no. Dai, cavolo, all'87esimo danno a prendere il gol, raga. All'87esimo danno a prendere il gol. Vince. O può essere che non ci andiamo ai rigori. Può essere che non ci andiamo ai rigori. Che segna Rodrighino Rodrighetto, raga. Tre gol. Tre foto di gol di Rodrighino Rodrighetto, raga. Tre punti. Se non sbaglio sono tre gol di Rodrighino Rodrighetto. Mo' mi impiscio pure. Finisce che sì, eccola qua ragazzi. Vittoria pure per noi, quindi un altro punto per la vittoria. Allora, vediamo quanti punti abbiamo accumulato in questa partita. Abbiamo accumulato due gol di Rodrigo e un assist, quindi tre punti. In più la vittoria, 4 punti potenziamento. Oh, vedi, vedi ragazzi, se giochiamo qua comunque delle partite normali si vince. Se giochiamo a divisor rival, alza che è difficile, sappiamo riccamente nel cooler. Ok, c'è stata un'esplosione dei cadaveri, hanno tutti finito i contratti, quindi vado a potenziare la squadra, abbiamo 4 potenziamenti. Ok ragazzi, questi sono i potenziamenti che ho effettuato alla squadra. Ho cambiato il terzino sinistro, ho cambiato il centrocampista e l'esterno destro, che ho messo il primo argento non raro, quindi abbiamo utilizzato tutti e 4 i punti. Signori, niente, questo primo appuntamento del Road to Glory con il Rodrighino Rodrighetto è terminato. Io vi invito a passare qua a fianco a me per vedere altri 2 video 70 volte ancora non le viste. Cliccate in cucina JKR per iscrivervi al canale, cliccate la campanella per non perdere nessun video, seguitemi su Instagram Joker scritto J0K3R, mi raccomando, link in descrizione. Spero che questa serie, questo inizio di serie vi piaccia. Appena ci costruiamo un pochettino la squadra, andiamo a giocare tutti i Division Rivals a manetta, quindi mi raccomando, fatemi sapere se vi può piacere questo grandissimo ritorno di Rodrighino Rodrighetto. Al prossimo appuntamento, ciao ragazzuoli!